Benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a vedere lui, Paperino Operazione Papero, e non ho neanche il CD originale! Paperino Gioco! Oh mamma, sento già i ricordi! Presto, apriti! Madonna, guardate sto CD! Guardatelo! Paperino Gioco! Cioè, non c'è neanche quello originale! Cioè, c'è ancora tutti i graffi, tutte le cose! Oddio! Dai, entra, entra! Madonna, farà un rumore! Mo' parte! Mo' parte! Donald! Presto! È ora di fare qualcosa! Tra l'altro ragazzi, guardate, ci sono io che faccio... Guardate qua, tutto quanto dietro OBS. Ok. Unità di... Oddio, Donald. Esecuzione di setup.exe. Siete pronti? Oh merda, cosa devo aspettare? Guardate, Disney, Donald Duck. Oh mamma. Già stiamo facendo... Oddio, che ricordi ragazzi. Oddio! Sei bellissimo! Che ricordi! Madonna! Tra l'altro esce pure Steam sotto! Io sono negli Stati Uniti! Oddio! I ricordi! Troppi ricordi, ragazzi! Installazione standard! Le prestazioni ottimali! Madonna santa, sta partendo! Sentito! Sta partendo a velocità della luce! Sta partendo! Forza, Paperino! Ce la puoi fare! Forza! No! Tu devi farcela, Paperino! Puoi farcela! Si consiglia di interrompere l'installazione. Interrompere? No! Signori! Siamo pronti! Oddio! Oddio! Che bello! Posso avere degli sconti speciali dal Canada! No, mi registro dopo! Congratulazioni, installazione completata! Cioè, non solo non funziona, ma mi fa rimanere lo schermo con 640x480, lo schermo a modalità 256 colori, e quindi devo riavviare il computer per l'ennesima volta? Mi dispiace, Paperino. Devo tornare al gioco che mi ha portato tanta felicità dall'infanzia. Un gioco misterioso che non conosce nessuno. Si chiama The Gift e Michele te lo ricorderà sicuramente. Signori, questo gioco è fermo da un sacco di tempo e mamma mia, questo gioco non può deludermi come lo ha fatto Paperino. Vabbè, nel senso che non si è installato Paperino, perché forse se ci riesco in un futuro prossimo porterò appunto Paperino Operazione Papero. Mamma, che ricordi ragazzi. In breve, per i nuovi arrivati, questo è un gioco platform 3D molto molto vecchio, tipo del 92 e del 96, con 10 livelli. Io mi sono fermato al sesto per lo speciale dei 6.000 iscritti, appunto livello 6 per i 600 iscritti, ma adesso faccio livello 7 per i 7.000 iscritti. Dai, facciamo così. Stavo registrando un episodio di questo quando è saltata di nuovo la corrente, come è successo con Undertale, e sono impazzito ragazzi. Tra l'altro sfido chiunque a conoscere questo gioco, ecco perché l'ho chiamato il gioco più sconosciuto del mondo. Allora, noi impersoniamo questo diavoletto rosso che salta con CTRL e tira delle sciangate col bastone. Allora, molto semplicemente, vedete quella barra a destra? Ecco, se prendiamo delle uova, ecco qua, oppure delle palle di luce, questa è una gallina che spara cose di luce, ecco, che depone delle uova di luce che mi servono. Ecco, quando è piena quella barra posso usare un'abilità speciale. Tra l'altro questo gioco, ragazzi, ci ho giocato tantissimo quando ero piccolo e veramente mi ha proprio colpito, perché, allora, la storia è molto lunga e complicata. Vabbè, questi nemici qua che praticamente non servono quasi a niente, cioè non fanno un po' di danno, però vabbè. Quello che vi volevo dire è che molto tempo fa mio padre ricevette da un amico dei CD masterizzati chiamati Twilight. Ma cosa sono questi Twilight? Cercando su Wikipedia ho trovato che erano una catena di giochi illegali olandesi. Infatti il proprietario dei Twilight, quelli che li diffondeva, ecco, è stato arrestato, perché diciamo tutte cose, tutti i giochi pure famosi come Crazy Taxi all'epoca, li trovai dentro questi CD che potevi anche masterizzare, ed erano tipo 80 giochi. Io quando ero piccolo mi trovavo tutti questi giochi davanti. Allora ho visto questo e ho detto: ma che strano. Infatti questo gioco è veramente strano. C'è anche per la PlayStation 2. E nient'altro da dire. Allora, il nostro obiettivo è finire tutti i livelli e trovare degli anelli di Saturno. Gli anelli di Saturno sono dei cosetti che, se presi, a parte risolvono un mistero molto grande, ovvero che si apre una stanza segreta all'interno del laboratorio, che è quella cosa che avete visto all'inizio,
che io non ho mai aperto da piccolo, quindi vorrei aprirla. E li vedrete tra poco gli anelli di Saturno. A parte gli NPC sono fatti malissimo e non si accorgono di me. Io basso e tiro le ciappettate così e se ne vanno. Ecco, guardate, vabbè, pure queste scene qui. Ecco, là si intravede un anello di Saturno. Poi, andando a vedere su Wikipedia, ho visto che questo gioco, ogni livello di questo gioco dovrebbe essere una parodia a dei film. Questo dovrebbe essere la parodia ad Alien. Lo so, ragazzi, è un gioco molto molto strano. Però ci sono degli enigmi, insomma, è veramente, mi ha lasciato veramente perplesso da piccolo, ed è per questo che mi è piaciuto. Ecco, visto il cristallo che ho preso, serve per prendere la pistola dell'ombra. E la pistola dell'ombra, sapete cosa fa? Se spari sull'ombra, ecco, questo è un semplice enigma, metti il mattoncino là, tac, si apre la porta. Ovviamente lo togli e si chiude la porta. Un altro anello di Saturno. Cazzo, qua devo saltare, invece no, mi hanno colpito. I comandi sono un po' macchinosi. E vabbè, vedete tutte queste palline di vita che ho? Le ho prese tutte con l'anello di Saturno. Non ho preso tutti gli anelli di Saturno a livello 6, perché ce n'è uno che proprio non riesco a prendere, ragazzi. Veramente impossibile. Tra l'altro con tab posso darmi, posso vedere un po' lo spazio circostante. Ecco, qua c'è un fatto, però qua mi servono due di questi per attivare qualcosa. Quindi andiamo di qua. Ragazzi, se è vero quello che sto... Oddio, ragazzi, questo è il nemico più cattivo di tutto il gioco. Guardate, mamma mia, fa cagare. Oddio, l'anello di Saturno. Eccolo, eccolo, mamma mia. Allora, prima prendiamo l'anello di Saturno, cercando di non buggarci. Ragazzi, quel coso ti sciotta. Se ti vede, ti butta un raggio addosso e ti sciotta. Quindi devi cercare di aggirarlo. Ovviamente se gli tiri una mazzata si gira verso di te e ti ammazza, è pure invincibile. E ovviamente si può fermare con l'ombra. Ragazzi, questo gioco è così bello. Mi sa che qua lo piglio veramente riccamente nel teretano. Invece no, la pistola. Cazzo, 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 che culo. Ok ragazzi, ho preso la pistola d'ombra. E non serve il terzo cristallo, perché le munizioni massime sono 2. E non so cosa possa servire questo coso qua. Intanto io lo prendo e lo butto su uno di sti cosi. Magari mi serve a qualcosa. Porca miseria. Ecco, mi sono messo sul coso, sul secondo, e si sono aperti dei pannelli. Ragazzi, quante cose devo spiegare. Però se mi tolgo, si tolgono i pannelli. Ed ecco qui, mi è venuto subito in mente la soluzione dell'enigma. Perché tanto questo gioco ci giocavo molto da piccolo, e quindi alcuni passaggi me li ricordo. Però questo qua è abbastanza semplice, state a vedere. Allora, mi serve questo altro cilindro da portare da quella parte. Ma se lo tolgo, la porta si chiude. E cosa entra in gioco qui? La pistola dell'ombra. Con shift congeliamo il tizio qua per un po' di tempo. Cazzo, sbaglio a premere. Mi devo muovere, mannaggia i comandi macchinosi. Veloce, veloce, veloce. Perfetto, perfetto. E tra l'altro quel laser là serve per il ritorno, ovvero per far aprire la porta quando torni da sto fatto qua. Pannelli aperti. Tra l'altro, se volete un download link di questo gioco, posso fornirvelo in descrizione. Beh, voi basta che me lo scrivete. Tra l'altro questo gioco è fatto, cioè è talmente particolare nel suo genere, che veramente se lo mettessero su Steam come gioco indie, veramente secondo me otterrebbe abbastanza successo. Perché tra l'altro non ha neanche una brutta grafica, se vogliamo dirla così, per essere un gioco vecchio. Cioè non vedo molti difetti nella grafica. Ragazzi, cosa ho scordato di farvi vedere? Vedete questi due bei cristalli? Quello non è illuminato perché ancora non ho attivato il potere del fuoco. Ma questo è meraviglioso. La nostra staffa ha anche dei poteri: il potere del congelamento, il potere dell'oscurità, il potere della luce. No, non il potere della luce, ma quello di eliminare i poteri. Vabbè, poi se vedete gli episodi vecchissimi lo scoprirete. E poi il potere... Sì, il potere della luce, ragazzi. Ecco, questo mi mancava. Ed eccoci qua, un altro enigma. Se fossimo andati prima in questa stanza non avremmo risolto l'enigma. E invece così si risolve. Oh, cazzo. Vabbè, a parte... Vedete questi demonietti qua? Questi demonietti qua, appena ti toccano, ti sciottano. Però hanno un grande difetto: con la luce muoiono. E qui, cazzo, mi manca un pannello riflettente. Come lo piglio? Oddio ragazzi, mi sono scordato una cosa importante. Vedete questa roba qua? Ovviamente se io tiro una staffettata su questa mattonella, ci sarà una colonna di fuoco che brucerà la porta fatta ai tentacoli. Quando fai, ci sono già nemici che mi vogliono fottere. Tra l'altro i soundtrack del gioco sono molto belle, tranne
questa qua, vabbè, che non è la mia preferita, anzi questo è il livello che odio di più, a dire la verità, perché l'ambiente è un po' grottesco, come posso dire, un po' brutto, non brutto, però strano, ecco, non mi gerba più di tanto. Tra l'altro guardate qua, sti cosi, la mano, forse la mano di Topolino, non lo so, è un guanto. Se metto qua che succede? Non mi ricordo. Ah! Allora, la porta, guardate che enigma, questo me lo ricordo, vabbè, se no non ci sei mai uscito. Allora, non ci sei mai arrivato con la logica. La porta è surriscalda, io con il potere della staffa con, oddio, guardate le animazioni, con lo spazio... Mi si mette a staffa così e voilà, con shift preparo il raggio congelante che mi congela la porta e la riduce in brandelli. Attenzione che forse se cammini nei brandelli ti bughi e sono cazzi. A parte i nemici qua, non vorrei fare game over, porca puttana. Ok, prendiamo un po' di vita, che sarebbe quella blu. Attenzione alla piattaforma, perché se cadi sono cazzi amari. Perfetto. 5. Questo qua semplicemente non ha bisogno di cose che stanno sopra, ma ci devi mettere proprio tu sopra. Eccoci qua, le porte si sono aperte e mo sono cazzi amari. Ecco dove si vede la natura del platform 3D, che abbiamo visto molto bene nel livello 5 e nel livello 4. Ma a me nel livello 5 c'era un livello dei salti che faceva veramente paura. Allora, qua devi semplicemente saltare, qua siete proprio la tua potenza di gamer. I laser ti shottano, ovviamente. Attenzione, mannaggia la telecamera che non l'inquadratura, che spero che queste piattaforme non cadano. Perfetto, aspettiamo un altro po'. Aspettiamo, molto bene. Ok, rischiamo di cadere. Guardate qua, c'è una specie di cosa rotta. E qua c'è una gag, ce ne stanno tante nel gioco. Non, sinceramente non capisco questo sia alien, cioè perché il pesce esce dal coso, boh, non lo so. Altro enigma, ai, questo non me lo ricordo, anzi invece sì. Altri nemici. La coccinella, mamma mia, che ricordo la coccinella, ragazzi. Cosa si deve fare con la coccinella? Semplicemente tu, è friendly questa qua, cioè non ti ammazza. La metti su uno di questi cosi qua e dovrebbe darti una mano. Perfetto, qua ti apre la porta. Vediamo un po', qua ce n'è un'altra. E là c'è la mano. Vediamo un po' cosa farà il nostro amico diavolo. Mi sa che mo la mano... Infatti la mano fa così. Che strano, sto gioco è proprio strano. Oltre a essere sconosciuto, prendiamo l'altra conchiglietta e ce la portiamo, ragazzi. Ce la portiamo di qua e la incastriamo qui. E invece no, ho sbagliato. Olè, il pannello si è aperto. Possiamo andare. Dobbiamo procedere. Oh merda, devo fare molta attenzione. Uno. Però sono anche molto impaziente, quindi potrei fare cagate. Infatti potevo farmi... Ok, no, va bene, perfetto. Con le vite neanche ce ne ho... Neanche ce ne ho molte di vite, quindi andiamo avanti. Ed ecco qua, signori miei, il raggio di luce. E aspettate un attimo, la porta si apre, ma a me serve quel raggio di... quel coso di Saturno. Se io faccio così e attiro i demonietti... Ah, no, i demonietti... Oh, no, ho spento la luce, com'è possibile? Dov'è la luce? Ok, si sono morti i demoni, vabbè. Prendiamo sto coso qua e andiamocene a fanculo. Spero il livello non sia finito, perché se no mi dovete cercare anelli di Saturno e sono cazzi amari. Oddio, che è sta parte? Oh merda, sta parte non me la ricordavo. Cosa molto bella è il raggio congelante. Ecco due anelli di Saturno, li ho visti. È che posso congelare il magma, se non sbaglio. Oh oh. Magma? Oh oh, non posso congelare il magma. Perfetto. Mettiamoci un coppa a questa piattaforma. Proprio in termini vernacolari, facciamo così. Saltiamo uno. Ma no, sta parte non me la ricordavo. Adesso sincero. Perfetto. Tra l'altro ci sta anche l'indicatore di dove cadi. Cioè, questo fatto qua è abbastanza strano. Vabbè. 9, ti prego, dammi l'ultimo. Ti prego, non voglio. Qua dovrebbe esserci l'ultimo. Eccolo! Che cazzo è sto coso? Che sono ste due antenne? Cosa sono? Boh, la cosa mi incuriosisce. Sì, ragazzi, anello di Saturno, che bello. Oh, sì. Signori miei belli, il livello è finito. Il gioco era molto strano. E infatti, qua c'è un'altra stranezza.
ci sono 7 gnomi che compaiono alla fine di non ogni livello, perché i livelli sono 10 e i gnomi sono 7. I nani, non i gnomi, i nani. Che rappresentano i 7 vizi capitali, appunto. Brontolo, vabbè, poi non mi ricordo. E proprio strano questo gioco, cioè, prendiamolo e andiamo, ragazzi. Andiamo verso il buio. Vabbè, perfetto, signori. Quanto sarei contento se questo gioco uscisse su Steam, oppure se fosse più conosciuto. Se volete scaricarlo, mamma mia, vi lascio un link in descrizione, o me ne pentirete se volete fare proprio un gioco strano, fuori dagli schemi. E che dire, ragazzi, se il video vi è piaciuto fatemi sentire, perché a me piace portare cose innovative. Cioè, certo, a me piace portare anche altri video come Clash Royale, altre cose, però questi qua ovviamente li apprezzo di più perché sono diversi, capito? Cioè, questa è la... dove... qua... in queste cose consiste l'anima di YouTuber, a parte il diavoletto rosso che fa così. E va bene, ragazzi, vi voglio un sacco di bene e ci si becca al prossimo video.